E allora abbiamo anticipato un pochino l'argomento. Questa mattina chi si sarà trovato a prendere la metropolitana probabilmente avrà incontrato qualche problema, perché i macchinisti hanno messo in scena una protesta causando un vero e proprio caos, soprattutto alla stazione Termini. Meno convogli in arrivo, strapieni di persone, alcuni treni hanno oltrepassato le banchine senza fermarsi, poi è arrivata la chiusura stessa del servizio della metropolitana, appunto, alla stazione Termini. Che cosa è successo? Ne parliamo con l'assessore Antonella Aurigemma. Buonasera, assessore. Buonasera, benvenuta, assessore. Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori. Senta, i romani sopportano praticamente un doppio momento di difficoltà. Gli scioperi nazionali, ma adesso anche quelli romani, quelli aziendali. Ma innanzitutto è giusto precisare che questa mattina non c'è stato nessuno sciopero, no, anche infatti, perché gli scioperi vengono regolamentati, proclamati, questo è spontaneo, da un decreto legge e quindi devono sottostare ad una normativa che, per quanto riguarda il trasporto pubblico, che è un servizio essenziale, è molto rigida. Le agitazioni di questa mattina e di ieri sono agitazioni non autorizzate. Esatto. Noi abbiamo subito provveduto ad avvisare la Commissione di controllo e garanzia degli scioperi, che è presieduta anche dai sindacati, e abbiamo subito allertato. Questa mattina il sindaco ha chiamato il prefetto, anche perché non tolleriamo assolutamente che, mentre è in corso un tavolo delle trattative che dalle agenzie ha dato anche un esito molto positivo tra l'azienda e i sindacati, tant'è vero che hanno confermato la volontà di continuare, hanno calendarizzato le criticità dell'azienda e pronti al dialogo, così come confermato anche dalle sigle sindacali, ci sia qualche persona, perché va ricordato che purtroppo per il sistema delle metropolitane romane bastano pochi macchinisti per creare difficoltà, dicevo, qualche persona che in maniera molto strumentale pensa di giocare, non tanto per creare dei danni all'azienda, ma per creare dei danni all'utenza, e questo noi non lo possiamo assolutamente tollerare, tant'è vero che da domani l'azienda con il proprio personale è allertato, non solo per diciamo evitare situazioni del genere, ma anche per avvisare che queste situazioni ormai saranno oggetto di una denuncia alla Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio. Ecco, già il Codacons oggi ha fatto sapere, appunto, che presenterà domani un'esposta alla Procura della Repubblica di Roma in merito a questa protesta, perché non era uno sciopero ma era una protesta messa in atto da alcuni macchinisti, come diceva giustamente la metropolitana capitolina, che oggi ha creato disagi a Termini, per chiedere di aprire un'indagine sul comportamento dei lavoratori, ipotizzando addirittura il reato di turbativa di pubblico servizio. Questo lo fa sapere il presidente del Codacons, Carlo Rienzi. Siamo assolutamente d'accordo, noi abbiamo già avviato un'indagine interna che è stata richiesta dal sottoscritto, aspettiamo che l'azienda finisca le sue indagini e poi provvederemo a prendere le nostre iniziative del caso. Comunque, dopo questo sciopero selvaggio di oggi, chiamiamolo così, domani il servizio, con le iniziative messe in atto dall'ATAC, dovrebbe essere normale? Assolutamente sì, noi auspichiamo, anche perché cioè, ci siamo spesi sia l'azienda che l'amministrazione comunale nell'avvisare le persone che la trattativa tra azienda e sindacati e parti sociali si è aperto un tavolo, ci sono delle criticità e, come giusto che sia, verranno affrontate. I problemi della crisi internazionale è inutile menzionarli, hanno portato ad una finanziaria di agosto 2011 che ha portato dei tagli soprattutto nel settore del trasporto. Penso che in maniera molto intelligente e soprattutto con alto senso di responsabilità l'azienda da una parte, ma soprattutto anche i lavoratori e quindi i sindacati dall'altra, si stanno incontrando per vedere come risolverli. Ecco. Trovare poche persone, perché continuo a ripeterlo, io apprezzo la professionalità, la capacità, anche il senso di responsabilità degli autisti, macchinisti e tanti lavoratori che ogni giorno svolgono e prestano il loro servizio in un settore così delicato, bastano poche persone per rovinare un ambiente che invece si sta dimostrando molto responsabile, quindi certo, su questo noi non tolleriamo, perché un conto è manifestare il proprio dissenso, come giusto che sia e come lecito che sia, in base alla normativa che prevede scioperi, contestazioni, è un conto è alzarsi la mattina e cercare di ricattare l'azienda, ma soprattutto creare disagi enormi all'utenza del trasporto pubblico. Ecco, assessore, in ogni caso i lavori, diciamo il tavolo di lavoro che è iniziato dovrà concludersi improrogabilmente entro il 25 novembre. Quindi comunque anche hanno fatto, io so che ci sono stati questi incontri,
che hanno stabilito una sorta di tabella di marcia. Sì, sì, comincerà il 14 e poi si chiuderà il 25, prima, sembra. Prima riusciamo a risolvere i problemi è meglio è per l'azienda, che naturalmente come tutte le aziende del trasporto pubblico sta vivendo dei momenti di difficoltà. Certo. Senta, ricordiamo agli utenti che, questo per conoscenza aggiuntiva, che lo sciopero nei servizi pubblici è regolamentato, c'ha una sua, esatto, c'è un DPR, esatto. Per cui sì, ci sono proprio, tant'è vero che i sindacati hanno programmato lo sciopero il 15 novembre, hanno dovuto avviare delle procedure di raffreddamento 30 esatto. giorni prima per comunicarle al prefetto, poi l'hanno comunicata all'azienda, l'azienda deve comunicarlo al suo azionista di riferimento del Comune di Roma e il Comune di Roma attiverà tutte le misure per cercare di rendere, per consentire a coloro che vogliono manifestare il proprio dissenso, quindi effettuare lo sciopero e nello stesso tempo cercare anche di comunicare alle persone che avranno disagi le misure alternative a quello che è il servizio del trasporto certo, pubblico. Certo. Bene, perfetto. Perché è diciamo che poi immaginare che in una città come Roma bastano poche persone che la mattina decidono di fare qualche ricatto, qualche strumentalizzazione per paralizzare il servizio del trasporto pubblico come quello della rete metropolitana. Poi c'è un doppio danno perché gli utenti non sanno praticamente dello sciopero, per cui vengono presi alla sprovvista. Assolutamente. Noi questa mattina abbiamo dovuto, d'accordo anche con la prefettura, chiudere la banchina della stazione Termini per alcune ore, proprio per motivi tra l'altro anche di ordine pubblico, perché i treni non passavano, certo. La gente si ammassava sulla banchina creando anche problemi di sicurezza e quindi nell'ora di punta, a tutti, perché insomma. È giusto che sia lecito manifestare un dissenso, criticare l'assessore, criticare l'azienda, l'amministrazione e quant'altro, ma non consento a nessuno e non consideriamo a nessuno di mettere a repentaglio la vita dei tanti utenti del trasporto pubblico e di creare disagi alla città e ai cittadini di Roma. Certo. Bene. Assessore, noi la ringraziamo molto, le auguriamo un buon lavoro e molti complimenti per il lavoro che state portando grazie. Avanti. Buon lavoro, grazie a voi anche per il lavoro che fate. Grazie all'assessore Antonella Urigemma, assessore alle politiche della mobilità di Roma Capitale, ovviamente.